Bella a tutti ragazzi, sono Alex 90, benvenuti sul mio nuovo video. Siamo qui su Harry Potter War Mystery, quindi dopo aver parlato con Merula e dopo che lei ci ha detto di sapere dove si trova mio fratello, solo che prima di dircelo vuole andare anche lei nelle sale maledette, vuole sapere cosa c'è dentro. E quindi ragazzi, dobbiamo per forza, abbiamo per forza accettato perché stiamo cercando il mio fratello disperatamente da tempo. E invece oggi, se non erro, eccolo qua, dobbiamo raggiungere Rowan, che è stato appunto dimesso dall'infermeria, e andiamo a vedere appunto come sta. Ok, sala grande, raggiungi Rowan, incontra Rowan, raggiungi Rowan. Ok ragazzi, vediamo come sta Rowan adesso, vediamo se sicuramente ci sarà gente che ci avrà a dirci roba. Ah, nessuno ci caga oggi. Ah, perfetto. Ok, ti senti meglio Rowan? Molto meglio, anche se ogni tanto mi viene un freddo tremendo. Mi sembri ancora giù. Spero non pensi che sono arrabbiato per il fatto che non vuoi tornare nella sala maledetta. Vorrei solo essere più forte e vorrei non essere stato così avventato nell'esplorare quel corridoio ghiacciato. Non avrei mai dovuto metterti in pericolo. Voglio aiutarti, ma mi sento inutile. Vediamo se riesco ad aiutarti a stare meglio. Dopo penseremo a come puoi aiutarmi con le sale maledette. Quindi ragazzi, dobbiamo fare il classico, come si può dire, una classica ciattulata per farlo sentire meglio. E iniziamo, abbiamo tutti i requisiti giusti. Voglio aiutarti con le sale, ma non sono abbastanza forte. Magari fossi più forte diventerei più potente. Se solo studiassi di più, anche tu hai molto talento. Anche tu hai molto talento, infatti l'ha azzeccato. Perfetto raga, l'ha azzeccato. Ok, posso essere utile? Ti faccio sapere la tua conoscenza di Hogwarts e con la tua abilità di volo. Con la tua conoscenza di Hogwarts, perfetto ragazzi, stiamo azzeccando tutte per avere proprio un'amicizia inseparabile. Ok, grazie Alex, sei una brava persona, ma non credo di poterti aiutare. Parliamo un altro po' così capirai che ti sottovaluti. Ok ragazzi. A volte mi sento inutile, non dire scemenze Rowan, essere inutili è bello, anch'io a volte, dato per farlo sentire a suo agio, ragazzi, lo scopo è quello. Ok, riesci sempre a farmi sentire meglio, ma purtroppo non credo di poterti aiutare. Capisco Rowan, parliamo dei modi in cui puoi aiutarti. Vuoi aiutarti con le scale, non mi serve aiuto, le tue conoscenze mi aiuteranno, lo so. Le tue conoscenze mi aiuteranno. Ok raga, ci siamo quasi. Ah no, eccolo qua. Abbiamo completato praticamente. Abbiamo convinto Rowan. Ok raga, abbiamo convinto Rowan finalmente per aiutarci alle sale maledette, dato che si era mezzo rifiutato. Grazie per avermi fatto stare meglio, Alex. Forse non sarò il più forte, ma ci sono altri modi in cui posso aiutarti. Avrò sicuramente bisogno di te per architettare un piano per entrare nella sala maledetta. Non credo di essere abbastanza forte da attraversare la porta. Fortunatamente per te ho trascorso ore infinite da solo nella mia stanza a creare elenchi dei più potenti allievi di Hogwarts. Credi ci sia qualcuno che possa aiutarci? Bene, la risposta più ovvia, perché è forte in incantesimi e ci vorrà molto prima che si senta pronta a fare qualcosa del genere. Merula è potente, ma ovviamente non puoi fidarti di lei. Dovrei chiedere a qualcuno che non hai mai conosciuto. Qualcuno di ancora più potente di Ben e Merula, forse perfino più potente di te. E chi? Bill Weasley. Ah, e quindi ragazzi, qua esce fuori un carissimo amico di Harry Potter, Bill Weasley. Mai sentito? Non hai mai sentito parlare di Bill Weasley? È uno dei ragazzi più ammirati della scuola, è uno dei maghi più potenti di quest'anno. È sicuro di diventare prefetto e caposcuola e tutti dicono che è uno dei più coraggiosi studenti di Hogwarts. In effetti sembra la persona perfetta per aiutarci con una sala maledetta. La domanda è, come si convince uno del quarto anno che nemmeno si conosce ad aiutarci con una sala maledetta? Gli parlerò, manderò un gufo, porterò un regalo. Porterò un regalo, gli porterò qualcosa di gradito, spero che così si convinca ad aiutarmi. Di solito fa pratica di incantesimi difensivi al campo di allenamento. Buona fortuna Alex, se ti fai amico Will Bill Weasley più o meno dovrà diventare anche mio amico. You make the hardest task look easy.
Ok ragazzi, capitolo 5 completato, la guarigione di Rowan, adesso capitolo 6 è dedicato a Bill Weasley, dice: la maledizione che blocca la sala è una delle più potenti che tu abbia mai visto, ma uno studente più grande ed esperto come Bill Weasley potrebbe aiutarti. Ok ragazzi, ci fermiamo in questo video, nel prossimo video andiamo a cercare Bill Weasley, andiamo a vedere se può aiutarci. Ci vediamo a tutti, ci vediamo ragazzi, ciao!